dottor Lupi, quest'anno numeri da record se parliamo di crociere, la Sicilia al terzo posto in Italia, il porto di Palermo quarto porto italiano per crociere. Sì, è vero, siamo molto soddisfatti di questo risultato perché finalmente dopo tanti investimenti, dopo tanto lavoro iniziamo finalmente a raccogliere i risultati. Quarto porto crociere, abbiamo superato il milione di crocieristi dalla nascita della West Sicily Gate, quindi dalla compagnia composta da Costa ed MSC. Quest'anno chiuderemo il 2023 con oltre 930.000 crocieristi, quarto porto in Italia, quindi stiamo consolidando sempre di più questo traffico e ovviamente è nostra intenzione proseguire con questa rotta e superare il milione di passeggeri durante il 2024. Secondo lei che cosa ha influito maggiormente? Le infrastrutture, i servizi o qualcos'altro? Sicuramente entrambe le cose, le infrastrutture hanno giocato un ruolo importante, un nuovo terminal ovviamente estremamente all'avanguardia, molto bello, anche esteticamente molto funzionale, che dà piacere al crocierista che sbarca a Palermo di sentirsi coccolato già nel momento in cui mette piede nel porto. C'è ampia sinergia con l'amministrazione comunale, questo anche è molto importante perché ovviamente condividiamo i progetti e anche i percorsi di sviluppo che stanno proseguendo, che proseguiranno anche nel corso del prossimo anno e degli anni a venire. Qui siamo al Palermo Marina Yachting, un grande progetto, è stato un grande successo, ma quali sono gli altri progetti che il 2024 attende per il porto di Palermo e gli altri porti del sistema? Abbiamo tante progettualità in corso. Per quanto riguarda il 2024, nel porto di Palermo cercheremo di completare l'interfaccia porto città e quindi un completamento proprio di un percorso di riqualificazione che mette sempre più in sintonia, in simbiosi il porto di Palermo con la città di Palermo. Anche negli altri porti stiamo proseguendo con tante opere infrastrutturali, stiamo ormai per partire con il dragaggio nel porto di Trapani, stiamo nel 2024 sicuramente trasferiremo il terminal contenitori da Palermo a Termini Imerese, decongestionando un po' il traffico cittadino e rendendo più funzionale da un punto di vista commerciale il porto di Termini Imerese.